Eder. Mech. Pallister. Siamo giunti al terzo giorno di ricerche nel Golfo di Salerno, ma ancora nessuna traccia di Manuel Centanni. Il 29enne salernitano disperso dalle 16:30 di lunedì scorso in seguito a una tragica fatalità in mare. Il giovane, che svolgeva l'attività di cuoco presso la Lega Navale di Salerno, si trovava con altri due amici, un 19enne originario del Marocco ed un 33enne dell'Est Europa, a bordo di un natante di 6 metri, locato a Salerno, quando, nello specchio d'acqua tra Erchi e Cetara, è finito accidentalmente in mare per poi essere falciato dall'elica del motore da 40 cavalli della loro stessa barca. Uno dei suoi compagni si era anche lanciato in acqua per provare a recuperarlo, ma il corpo è finito giù in pochi secondi. Una tragica barca in retromarcia che non ha risparmiato la vita di un giovane. I suoi amici, sotto shock, sono stati condotti in ospedale per accertamenti mentre proseguono disperatamente, anche col buio, le ricerche del corpo del 29enne. Sconvolto il sindaco di Cetara Roberto Della Monica, che è sulla spiaggia con il comandante dell'ufficio marittimo locale, il primo maresciallo Luigi Passanniti. Un grande dolore per tutti. Cerchiamo di recuperare il corpo prima che diventi impossibile. Per le sue ricerche sono impegnati un elicottero e due motovedette della Guardia Costiera. Le attività subacquee, complesse, riprendono con i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che da oggi disporranno del Sidescan Sonar, uno strumento che consentirà un più ampio e dettagliato raggio d'azione per il controllo del fondale marino su una batimetrica di 44 metri. In superficie prosegue, invece, il pattugliamento della motovedetta CP581 della Guardia Costiera di Salerno. Previsto anche il pattugliamento aereo mediante elicottero. Intanto in giornata dovrebbero essere comunicati dagli inquirenti gli esiti ufficiali degli esami tossicologici eseguiti sugli altri due ragazzi presenti a bordo dello scafo subito dopo l'incidente. Le speranze di trovare il ragazzo in vita erano già minime dopo l'incidente, l'auspicio è che dopo oltre 24 ore il corpo possa riemergere. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!